Camp Fest, una bella iniziativa benefica qui all'ex manifattura di Quarnier. Beh, è una grandissima festa ed è una festa un po' di tutti i quarnetesi, la comunità quarnetese e non solo, diciamo anche canavesana, perché il Parro Camp è stata per tanti anni ed è ancora adesso un evento per fare una vacanza sana e di un certo tipo. Nel corso degli anni difatti sono tantissimi i ragazzi che sono venuti su a Ceresole, alle baracche. Sì, beh, è iniziato tutto quanto nel 1965, poi ci saranno altre persone che, come giusto che sia, raccontano anche la storia di queste baracche. Dal 65 all'incirca si può dire quasi 15.000 posti letto hanno ospitato i ragazzi di Quarnier, quindi è una cosa veramente importante. E la giornata di oggi è dedicata proprio a far sì che il completamento di questi lavori effettuati lo scorso anno e quelli che dovranno essere ultimati nei prossimi anni venga un po' aiutato tramite le donazioni. Donazioni da che cosa? In pratica le pareti interne che sono diventate veramente dei diari di tutti quanti noi, anch'io ho scritto all'interno di queste pareti, perché ormai era un po' un modo di fare, un modo di sentire un po' proprio anche questa vacanza sotto il segno anche del cristianesimo, perché così nasce da questo ed è giusto anche ricordarlo, quindi partecipazione anche con i don, con i preti, un po' una continuazione di uno stato ragazzi che è giusto anche ricordarla. E questi diari incisi sul legno oggi viene data la possibilità di acquistarli, viene dato di prenderli sotto una un'offerta, quindi credo che sia importante non lasciare andare via un ricordo indelebile, anzi lasciarlo nelle case di ognuno di noi. Ecco. Portarsi a casa un pezzo di storia. Assolutamente sì, ed è una gran bella storia questa. Oggi qui all'ex manifattura anche allestita una mostra che ripercorre la storia delle baracche di Ceresole. Come è nata questa idea? Questa idea era nata 20 anni fa, anche qualcuno in più, di costituire un qualche cosa, una specie di documento che rimanesse, scegliendo le foto dei gruppi delle varie annate, e difatti abbiamo fatto così. Molte persone hanno prestato fotografie che sono state rifotografate e sono quelle che si possono vedere qui nella mostra. Naturalmente era un periodo in cui non c'erano. Le macchine fotografiche erano a pellicola, per cui anche quando 20 anni fa abbiamo rifotografato c'era meno comodità, diciamo, di fotografare che non oggi. All'allestimento della mostra ha partecipato anche Beppe Pezzetto, sindaco. Sì, era stata un'iniziativa a cui avevamo aderito subito, lanciata da Adriano Aseri, e come diceva prima Adriano non c'era il digitale, quindi abbiamo chiesto in giro ad un po' d'amici di darci le loro fotografie. Da lì è nato un gruppo, quindi ci si è anche rivisti, abbiamo fatto delle cose, abbiamo usato i social, tra l'altro c'è un profilo Facebook specifico, invito tutti quelli che sono stati alle baracche di Ceresole a partecipare e quelli che sono stati alle baracche di, e da lì poi sono arrivate anche fotografie
già digitali, quelle più recenti, e da lì poi si è dato modo di costruire un gruppo che ogni tanto, insomma, comunica tra loro e si scambia delle informazioni sul campeggio. Un bel modo per ritrovarsi. Quindi non è una mostra conclusa, ma una mostra in crescita, perché proseguirà? Fortunatamente sì, perché il campeggio continua ad andare avanti e quindi i ragazzi continuano ad andare, quindi i ricordi continuano a crescere, ed è una bella cosa. E il comune di Quarnier comunque è molto legato a quelle che sono le baracche di Ceresole per via della parrocchia? Sì, io credo che la maggior parte delle persone che fanno parte dell'amministrazione comunale, sia di adesso che probabilmente anche prima, e spero anche quella che arriverà dopo, sono passati, hanno un qualche legame con il campeggio della parrocchia di Quarnier.